come dici da cicciata. Basta. Allora, aspetta, ti dico io dove andare. Se clicchi M ti fa vedere dove dobbiamo andare. Sì, lo so, lo so. Però non abbiamo, secondo me, visto tutto ancora, esatto. No, dove indica il punto andiamo dopo. Esatto. Infatti qua non ci siamo andati perché ci sono ancora i vasi. I vasi. Guarda, aspetta, ferma, ti guarda in alto. Aspetta, 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 che è arrivato uno di quei momenti alla putra. Aspettate, ragazzi. Sì. Dove, dove? Visto? Ok, quelli devi prendere perché non c'ho spazio. Adesso mi direi che non hai spazio neanche te. Anzi, aspetta. Ti passo questo. Cosa mi hai passato? Cosa mi hai passato? Il fucile del cecchino. Ah. I colpi del cecchino. Ah, mi avevano fregato i colpi del... Mamma mia, mi aveva... È stato giusto. Vediamo che caspita c'è qua dentro. Che senso c'era, tipo un... Se hai una granata la puoi tirare qui dentro. E che cosa c'è? Soldi. Qua dentro dove? No, aspetta, non ce l'hai. Io, no, non farlo. Qua dentro dove? Lì, nella pozza d'acqua. Quale incendiaria? Non credo funzioni. Vuoi che provo? Però hai mancato un oggetto. Non funziona. Vabbè. Puta, resta da un po' che ti aspetto qua. Ah, aspetta un po', aspetta un po'. Esatto, te lo stavo per dire. Comunque da un po' che ti aspetto qua, appunto, se ci hai messo. Sì, se manchi gli oggetti non è colpa mia. Attenzione, attenzione, la cattiveria. Ok, adesso andiamoci di sotto, quindi. No, non lì, non dobbiamo andare, ma nell'altro. Sì, la so, in fondo. Attenzione che adesso qui arrivano i nemici. Aspetta, fa mettere il cestino. Qua dovrebbero iniziarci a sparare, però. Ora qua non ci siamo già stati, no? No. Qua no. Se vedi i nemici rallenta un attimo che li shotto almeno. O almeno ci provo. Raccogli l'oggetto. Dove? Ah, raccogli, sì. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Qua non sapevo neanche ci fosse l'oggetto, se succede. Sei praticamente il dragone di Resident Evil 5, pazzesco ragazzi. Abbiamo il dragone di Resident Evil 5. Ok. No, fammi prendere aria. C'è bisogno di essere cicchia. Ok, tu entra qua dentro. Intanto arriveranno da qua fuori. Non arrivando qua fuori, ok. Altro fuori? Porco due. Vai a cacare. Volevo colpire lui, cazzarola. Ho fatto cannare troppo il colpo. Ma stronzo. Via, 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 via. A parte che tu, tanto che... Ma dai, ma sto qua sei inarcato. Porco due. Via, via, via. Volevi.
E niente, appunto, come ti stavo spiegando, non c'era quel tipo lì che mi voleva correre addosso, ma praticamente è morto male. Ho visto. Putres, aspetta che devo passarti la roba. Scam, consegna. Ok. Avevo ammo che non mi appartenevano. Aspetta, aspetta, tiro le munizioni della pistola. Ah, ok. Tue munizioni di mitra. Ma non c'è nient'altro. Aspettiamo un altro momento alla putres, dove diceva Van, aspetta. Guarda lì che c'è tipo un gagliardetto dei pulcini, delle mascotte di scout. Entra, attenzione. Se faccio così, attenzione. Adesso arriverà il mondo, me lo sento. No, non arriva nessuno, attenzione. Mi aspettavo il mondo che arrivasse. Intanto qua abbiamo costruito praticamente... Gioca anche te su Resident Evil 5, il puzzle game più famoso del mondo. Unisci le tesserine e scopri che cosa succede in realtà a Chris e a... Perché continua a dimenticarmi il nome oggi, non so perché... A Sheva, grazie. Dove basta, mi ricordo Shevchenko, cioè... E niente, putre se lento perché non mi sono Chris. Che bella rompere le balle. Preparati il cecchino invece di dire Conan. Sì. Pronto. Oggi ce l'ha con me. mi devo un po' svegliare. Attenzione. Ok, adesso devi star fermo, putres, non ti muovere. Ok. No. Ok. No. No. Ok. Beh, un po' più a lato perché non ho sbagliato il tipo. Ho detto un pelino a lato, non ho detto a lato. Ok, si è preso male. Attacca. Mi sposto, me. Sono più vicino. Il problema è che non vedo dove cazzo è il tipo adesso. Ok, lo vedo. Ci sono altri? Sì, alle spalle. Ah no. Oh, e porco due. Aspetta che quella esplode male. LOL. Lì parte giù un'esplosione mega galattica. No. Nessuna esplosione. Va bene. Ci sono rimasto un po' male. Non c'ho più ammo del cecchino. Allora. Ok, possiamo andare via. Ok. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare adesso. Lì proprio, non vuoi andare quello giù in fondo? Non ci siamo andati quello in fondo, mi sa. Veramente veniamo da lì? No, arriviamo da quello sopra. Vabbè. Okay. No. Qua c'è una cosa alla putres, no? Guarda, non so se c'è una cosa alla putres. No. Sì. Cavolo, ragazzi, sia meglio di... Il Tomb Raider, la porta si è aperta. Putres non mi clicca, non mi clicca, ragazzi. Salvataggio in corso. Ok. Qua ci sono di nuovo i cicettini. Lì dentro. Aia. Ok. Putres, qua ricordati che ci sono i cicettini, Putres, non morire di male. Ah, ok, l'ho visto. No, volevo shottargli un cecchino, non ce l'ho fatta. La prossima, dai. Che tra l'altro non ho neanche colpi del cecchino, cioè stanno tranquillo, ma non c'ho colpi del cecchino, ce ne ho solamente due. Ok. Ah, qua è bello. Mi ricordo sta parte. Ecco qua iniziano ad esserci un po' tanti, di solito qua se ne va il cecchinazzo pauroso, invece
Qui c'è una magma, la vuoi tu? Ce l'ho la magma. Prendila pure. No! Cazzo, non sento niente, non sento niente! Che cazzo ha tirato una? L'hai tirato a te? Sì. Che? Non ho sentito niente. Oh! Vai, ok, perfettissimo. Cazzo, no, cazzo, sono un po' troppo. Tu te la stai cura, sì. Tutti da te, c'è due. Merda. Sì. Arrivo. Aspetta. Cazzo di colpo, ok, questo qua va bene. Tira cosa? Frecce. Ah cazzo, questa è la munizione tua. Cazzo, t'ho visto adesso stronzo. Guardate un puro un attimo. Grande cosa. Aspetta, curiamoci tutti e due, aspetta, rimani fermo, eh? Ok. Perfettissimo. Ah, se ti do anche le ammo. Avvicinati. Perfetto. Much appreciated. Ecco. Quanto vuoi? Prendo io perché l'ho appena usato, ok? Tanto tu ce n'hai già una. Qui ce n'è una rossa se vuoi. Dove? Da me. C'è una verde e una rossa. Dove stai da te? Non ti vedo. Ah, ok, ti vedo. Vabbè, non ne uso una sola, cioè. Scusa, devo prendere anche l'altra verde? Sì, perché non ho spazio. Non ho usato da subito i colpi quelli belli potenti perché non mi sembrava il caso, però poco due, sono arrivati tipo due enormi. Qua? Eh beh, io la magnum non l'ho usata. Hai fatto bene. Se
arriviamo poi dopo col boss. Si parlano dei mini bossettini scrausi che manco non so dove. Ok, perfetto. Da me ci sono munizioni. Che cosa? Pistola e piantina rossa. Sì, piantina rossa. Aspetta che non ti vedo. Sei laggiù, ok. Perché ero dall'altra parte. Allora, andiamo. Altra piantina rossa, quindi abbiamo doppio Q, doppie cure. Ottimo. Si sta spompando praticamente, dai. Non ce l'ho più. Ecco tu. No, giù, giù. Ma munizioni sono quelle del cecchino, cioè della, del coso, queste qua, ok. Quindi, allora, aspetta. Combina con questo. Ok. E tagli. Tagli il tasto. Ok, perfetto. Qui era andata la magnum, comunque, andiamo. Aspetta, scambia. Andiamo! E con cosa? Magnum. Ah, consegno. Ok. Se la prendo io. Ok. Allora, mi sembra che tu debba andare di là, io devo andare di qua, se non ricordo male. Possibile? È uguale, possiamo... Perché ho visto che là sopra c'è l'ingranaggio che bisogna cliccare. Vado da lì. Vai tu sopra, allora. Ok. Anche perché se c'è da cecchinare, almeno... Aspetta, però, qui non siamo andati. LOL? Sì, ah, devi okay. Tenere... Devi farlo te, devi passare, devi passare. Tieni premuto, non rilasciare. Ok, vai. Vado? Ok. Sono qua, sono qua. Non si apre, è bloccato dall'altro lato. Non posso fare niente. Deve vedere come passa. Arrivo. Che poi in realtà, cioè, sceva non per cattiveria, ma basta che fai un salto fin laggiù, eh. Cioè, nel senso, non è così tanto profondo. Qui te lo dico, scema, così tu lo sai. Salve, non è arrivato qua adesso. Apra puerta, Nino, apra puerta! Non apre. Apra puerta! Non apre. Apra la puerta, salve. Anche lei qua? Pensavo fosse in una scampagnata. Ok, sul ghiaccio. Vai. Altre piantine. Quante cazzo di piantine ci sta dando? Non ti preoccupa quando dai questa. Ok, boh, ci andiamo giù di sotto allora. Aspetta, vieni qua. Cosa? Questo. Cosa hai visto? Qui sotto. Dov'è? Ah, scusa, non avevo letto. Diario di un ragazzo del villaggio. 5 aprile, oggi è venuto da noi un uomo che ha detto di essere il supervisore della raffineria di petrolio e ci ha spiegato di voler vaccinare tutte le persone che vivono nei pressi del giacimento petrolifero contro una qualche malattia. Ai tempi dei miei genitori ingannarono la mia gente, rubarono la terra per trasformarla nel loro giacimento petrolifero. Suppongo che si sentano in colpa perché ora non fanno che cercare di aiutare noi abitanti del villaggio. Quando avevamo difficoltà a attraversare la palude, hanno costruito una funivia tutta per noi. Alle volte ci portano perfino alcolici che vengono dai paesi stranieri. Queste medicine probabilmente qualcosa del genere. Tutti gli abitanti del villaggio sono contenti di ricevere la medicina, ma io non la voglio. Non ho motivo di rifiutare, semplicemente non mi è piaciuta la faccia del sovrintendente, tutto qui. 8 aprile, tutti sono andati al giacimento per farsi vaccinare. Di solito il villaggio non è mai così silenzioso. Oggi non c'è altro da fare che dormire. 9 aprile, ho dormito troppo durante il giorno, per cui la notte non sono riuscito a prendere sonno. In più sentivo dei rumori provenire da fuori, tutti non facevano che parlare in tono serio della piazza, nella piazza del villaggio. Tutti i bambini avevano la febbre. Le madri sono andate a prendere acqua per rinfrescarli, ma non è servito a nulla, al mattino erano tutti morti. Al mattino il nostro capo si è recato al giacimento petrolifero, perché voleva sapere se era stata la medicina a uccidere i bambini. Quando è tornato al villaggio ci ha spiegato che i bambini erano morti perché avevano già contratto la malattia. E ha detto a tutti che dovevano tornare per farsi fare altre iniezioni. Io non volevo andare, ma tutti gli abitanti del villaggio avevano paura di contrarre la malattia e mi hanno obbligato ad accompagnare e a farmi vaccinare.
Dice Pia, ci sono risse nel villaggio, tutti gli uomini sono fuori di sé. Può darsi che sia per la morte dei bambini, ma io credo che si tratti di qualcos'altro. Le donne si limitano a starsene sedute immobili. Mi chiedo se la malattia si stia diffondendo. 11 aprile. Oggi non riuscivo a stare fermo, avevo la sensazione che qualcosa mi avesse intrimato. Fuori ho visto un uomo che aveva un aspetto strano, era nudo e armato, il suo corpo era completamente ricoperto da pittura di guerra, non era neppure una giornata di festa. Ho provato a parlargli, ma quando si è girato l'ho visto in faccia, non sembrava neppure un essere umano. Che cosa sta accadendo alla gente del mio villaggio? 12 aprile, le urla non cessano da ieri, gli uomini indossano tutti i costumi degli antenati e lottano gli uni contro gli altri, la maggior parte delle donne sono morte. 13 aprile, mi fa male la testa, febbre, rabbia, ho visto un uomo alto fuori dalla finestra, altissimo, deve essere un'allucinazione. 14 aprile, mi sento bene, urla, finite. Bello, voglio uccidere. Che pathos okay. A leggere queste cose, ragazzi, che pathos. Attenzione. Dobbiamo andare giù di qua, no? Attenzione, no, di qua, di qua. Aspetta, mi sembra di vedere un qualcosa di blu. Ho visto male io. Intanto qua c'è qualcosa. Hai fatto. C'è una granata qua, siamo incendiaria. Non ho spazio. E questo? Parti? Ah, ok. Non dovevamo entrare dentro anche la grotta, forse? Ho già preso l'oggetto. Dentro la grotta? C'è solo un oggetto? Sì. C'era una cassa con una maschera. Bella, ragazzi. Infatti immaginavo stavolta che avesse più precisione putres, perché ho fatto troppo cilecche. Nonostante ho ucciso più nemici. Però immaginavo che ci fosse sta cosa qua. Va bene, ragazzi, fine del capitolo 31. Va bene, va bene.